Lunedì 19 giugno 2023, benvenuti ragazzi a questo nuovo video. Allora, oggi parliamo di plusvalenze, dell'obiettivo plusvalenze della Roma entro il 30 giugno, che è di 30 milioni. Ecco, la Roma è molto vicina a raggiungerlo. L'ultimo a fare ufficiale, come sapete, è Tahirovic per 8 milioni e mezzo all'Ajax, nell'affare inclusa anche una percentuale di rivendita a favore della Roma del 15%. In più abbiamo Missori e Volpato che sono vicinissimi al Sassuolo per una cifra complessiva di 12 milioni di euro. Da quanto si sa, manca solo l'accordo sulla percentuale di futura rivendita per entrambi, però l'affare dovrebbe chiudersi nelle prossime ore e questo porterebbe la Roma ad incassare 20 milioni e mezzo circa di plusvalenze. Ora ne mancheranno circa 10 che probabilmente Pinto riuscirà a, diciamo, a realizzare con tutti gli altri esuberi, quali tra tutti Kluivert, Reynolds, Carles Perez e lo stesso Ibañez, che comunque negli ultimi giorni se ne è parlato poco, insomma, del suo eventuale trasferimento, ma rimane sempre un candidato in uscita per quanto riguarda la Roma. Quindi ottimo lavoro di Pinto fino adesso. E i 20 milioni sono praticamente raggiunti, aspettiamo ancora qualche ora per l'ufficialità anche di Missori e Volpato, ottimo lavoro. E una volta raggiunto questo obiettivo, sicuramente la Roma potrà concentrarsi maggiormente per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Ovviamente Ndicka deve essere ufficializzato, Aouar è stato ufficializzato, però sono sicuramente i primi due colpi di quest'anno, due colpi che vanno a rafforzare due reparti, la difesa e il centrocampo. Centrocampo, diciamo la tre quarti, e adesso aspettiamo la punta per il ruolo per il quale, insomma, sembra il favorito, sembra Scamacca, ma attenzione a Morata e poi tutti gli altri innesti, insomma, che avrà concordato Pinto con Mourinho. Quindi aspettiamo fiduciosi quello, insomma, che dobbiamo sottolineare, che Pinto sta lavorando molto bene e già ha raggiunto buona parte dell'obiettivo dei 30 milioni imposto dall'UEFA e dal fair play finanziario. Quindi attendiamo questi ultimi giorni per cercare di capire come ci arriverà questa 30 milioni Pinto, dopodiché potremo concentrarci esclusivamente, ripeto, al mercato in entrata, che sarà molto utile per capire che tipo di stagione potrà fare la Roma il prossimo anno per essere competitiva sempre in Europa League come lo è stata e più competitiva in campionato, quindi stare tra le prime quattro. Ok, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi e attivate la campanella e non vi perderete nessuno dei miei video. Un bacio dal vostro Max.